Ciao gente! Sì, lo so, la maggior parte di voi avrà già visto questo video e sono tremendamente in ritardo per questa reaction. È uscito 3 giorni fa, ma io non ho avuto tempo, non sono riuscito a guardare questo trailer, quindi vi chiedo venia. Lo guarderemo oggi insieme, voi probabilmente l'avrete già visto, vedrete la mia reaction, perché è un trailer di cui non so assolutamente nulla. Ho intravisto qualcosa, in questi giorni mi hanno spoilerato qualcosa anche in live eccetera eccetera, ma non so esattamente cosa aspettarmi, quindi sono molto curioso. Inoltre oggi alle 17 esce il trailer di lancio della prossima stagione. Faremo la reaction insieme in live su Twitch e poi voi qui su YouTube vedrete la reaction mercoledì. Speriamo anche in delle patch notes che ci diano qualche informazione in più sulla nuova stagione, perché ormai manca una settimana. Dovrebbe essere una stagione della Madonna, detta di tutti, ma di concreto ancora non sappiamo nulla, a meno che in questo trailer, appunto sotto il trailer, non ci siano delle patch notes, ma credo di no. Prima di iniziare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per essere aggiornati con tutti i miei contenuti. Sotto in descrizione trovate il link a tutti i social: Instagram, Telegram, TikTok, Discord, c'è veramente di tutto, grazie di cuore del supporto. Inoltre siamo in live dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 su Twitch, link in descrizione. Passate per un saluto o qualche game insieme. Detto questo, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare. Allora, eccoci qui ragazzi, qualità al massimo, sottotitoli italiani. A quanto pare in questo trailer vedremo per la prima volta la nuova leggenda Conduit della prossima stagione di Apex Legends. Mi hanno detto che è un trailer molto bello e che fa emozionare, che fa piangere addirittura. Vediamo, sono curioso. Inoltre, tra gli spoiler che mi sono beccato, mi hanno detto che fa riferimento a Titanfall, e il che è figo, visto che nell'ultimo video abbiamo parlato della possibilità che nella prossima stagione di Apex avremo una specie di Titanfall 3 dentro Apex. Sarebbe molto figo, e questo trailer potrebbe avvalorare ancora di più questa tesi. Let's go! I don't remember much from back then. Comunque i trailer di Apex, ragazzi, sono bellissimi, non c'è niente da fare. Come dico ultimamente, sono più in hype per i trailer che per la stagione in sé. Bello! Ok. But I do remember. Ok, ho capito adesso perché è emozionante. Ho capito tutto, ragazzi. Ok, va bene, ora capisco. Va bene, ok. MBT, raga. Il ritorno, ce lo dicono così? No, aspettate ragazzi, non sto capendo, scusate. Che cosa mi state dicendo? Non è... sì, non sto capendo. To save us. Mamma mia, ma raga, quanto è figo, quanto cazzo sono fighi i trailer di Apex. No. And gave everything to do it. Non so perché mi sta prendendo un botto male per questa cosa. Mi piace i brividi, raga. Ma è lei la nuova leggenda? Ma è fighissima. The Conduit. Things are good. Ma non ci ho capito nulla, raga. Non ci ho capito nulla. Vabbè, non ci ho capito nulla, ma è bellissimo. Aspetta, però quello senza braccio lo so chi è. O no? Chi è che era senza braccio? Vabbè, loro saranno tipo veterani di guerra. Oh, gli Apex Games, è vero? Loro se li vedono tipo così in televisione. We're safe. Ma non ho capito chi è delle due. È lei. No, ragazzi, i brividi per l'albero tipo lì così.
No. Ok. Ok, quindi quella era la sorella. Va bene. Ma sul braccio c'è scritto Too Slow Amigos di Octane. Non ho capito, la sorella è andata per partecipare agli Apex Games e cosa è successo? Si è tipo rotto un braccio, non ho capito. Boh, questa parte non l'ho capita. Vabbè, è successo qualcosa alla sorella. E lei ha preso il suo posto, a prescindere. Mamma mia raga, c'ho i brividi, vi giuro qua, c'ho i brividi. Non so perché, ti giuro, bellissimo. Cioè non ci ho capito un cazzo raga, ma mi vengono i brividi, guarda, c'ho tutti i peli alzati. Eccolo qua, il trailer che uscirà oggi ragazzi. Oggi alle 17 esce il trailer di lancio di questa stagione. Il video uscirà alle 19, quindi sì, siamo un po' in ritardo. Ve ne... mi rammarico, mi chiedo scusa ma... ho avuto una settimana un po' difficile, quindi ho fatto un po' di ritardo. Vi chiedo scusa, bellissimo trailer, non ci ho capito una mazza, veramente, non ci ho... zero, non ci ho capito assolutamente nulla, ma mi è piaciuto tantissimo. Ho capito solamente che la sorella doveva fare un qualcosa, non ho ben capito neanche lei, neanche cosa, cioè non ho capito se doveva tipo partecipare agli Apex Games e poi non ha partecipato, o se semplicemente doveva andare tipo sulla montagna e non ci è arrivata, è cascata e si è rotta un braccio, non lo so. E comunque lei ha preso il suo posto, è andata su questa montagna, ha toccato ciò che resta di quel Titan, che non penso sia BT, e semplicemente era un altro Titan, e in qualche modo toccandolo, lo so, cosa è successo? It's my turn now. A come, allora, le abilità di Conduit dovrebbero essere legate alla cura, dovrebbe essere un personaggio di supporto e dovrebbe curare gli scudi, ok? Quindi magari toccando il Titan in qualche modo gli ha attivato questa abilità. Time to shine è scritto lì sotto, ragazzi, il powerone apprezzerebbe tantissimo. Time to shine, baby! Ok, allora, mi piacerebbe veramente un sacco saperne di più. Ispirata dall'eroe che un tempo le salvò la vita, Conduit è pronta a sacrificare il suo futuro per diventare una leggenda e aiutare la sua famiglia. Sì, ma non ho capito il perché. Cioè, non ci ho capito un cazzo, ragazzi, cioè... negli altri personaggi ho capito la motivazione che la spingono, che li spingono a entrare negli Apex Games. In questo caso no. Però lei già mi piace un casino, già lei mi piace tantissimo. Allora, ricapitolando, ricapitolo per me stesso, ok? Poi magari ve la taglio questa parte. Allora, c'era la guerra, ok? E fin qui ci siamo, c'era la guerra, si combatteva con i Titan, sappiamo la storia di Titanfall 1 e 2, sappiamo com'è andata, eccetera, eccetera. C'era la guerra. Mentre il suo villaggio veniva attaccato, arriva l'eroe, che è in questo Titan. Gli eroi venuti dal cielo. Questa è la sorella, probabilmente. Eccolo qua. Monarch, qui ce lo fanno proprio vedere, questo simbolo. Ok. Per salvarci. Ok, perfetto. Poi c'è questa parte, lui si sacrifica.
Però riescono a salvare il villaggio. Ok, ora villaggio pacifico, villaggio GG, tutto a posto, no? Tutto tranquillo. Perché lei va agli Apex? Perché dovrebbe entrare negli Apex Games? Ah. We're safe. Ah, ok, mi sa che ho capito, ragazzi. Beh, mi sa che ho capito. La sorella era andata agli Apex Games e lei ha preso il suo posto? Final Notice Nexus Energy. Hanno problemi coi soldi? So poveri? Payment, sì, ok. Ok, ho capito. Allora lo fa per so, ok. Chiaro, penso di aver capito. Insomma, non c'hanno una lira di base. E tra l'altro, mentre si guarda in mentre qui in televisione vediamo gli Apex Games, guardate i sottotitoli. E poi non scordiamoci del grosso premio in denaro. Quindi se tu vinci gli Apex Games ottieni un grosso premio in denaro. Probabilmente la sorella voleva partecipare o è partecipata agli Apex Games, non è riuscita a vincere perché di base è arrivato Rino con l'Horizon, l'ha ultata, è finita male. E quindi lei, per salvare la sua famiglia da questi debiti, entrerà a far parte del roster di leggende della prossima stagione di Apex Legends per vincere questo enorme premio in denaro. Figo. Figo un botto. Figo anche il fatto che lei abbia l'idea, fra virgolette, di andare sulla montagna, ispirata dall'eroe che salvò il suo villaggio, e ottiene le abilità che probabilmente la contraddistingueranno nella prossima stagione. Molto bello, molto 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 bello. Scopri di più? Assolutamente sì, ragazzi. Scintilla. Quindi la prossima stagione di Apex si chiama Scintilla. Molto bella, molto 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 bella, ragazzi. Mi piace tantissimo. La nuova leggenda mi piace veramente tanto. Mi piace veramente tantissimo. Poi mi piacciono un sacco i colori. Questo verde... verde stile Octane, verde giallo stile Octane, con questo azzurrino che è il mio colore preferito, ci sta da dio. Poi vabbè, ti fa simpatia, cioè guardala in faccia ti fa troppo simpatia, se no è figa. Nuova leggenda Conduit. Con il suo titanico ottimismo, la piccola Conduit dimostra che la grandezza viene dal cuore. Quindi è proprio piccola. Beh, ok. La tempesta è finita, le previsioni indicano cieli tersi e una probabilità di pioggia di proiettili dal 100%. Ok, ok. Probabilmente potrebbe essere anche un riferimento ai cambiamenti che vedremo su Stormpoint. Ok, non hanno messo altre... Questo è il pass battaglia della prossima stagione, che fra l'altro hanno messo già acquistabile su Apex. Quindi al momento voi potete entrare su Apex e acquistare già il pass battaglia della prossima stagione. Ragazzi, questo video lo voglio terminare così. Ci sarebbe ancora da parlare delle Ranked, perché hanno fatto uscire sulla pagina Reddit di Respawn alcuni cambiamenti che porteranno nella prossima stagione di Apex alle Ranked. Però oggi esce per l'appunto il trailer di lancio e mi aspetto dal trailer di lancio delle patch notes che cominciano comunque a tirarci fuori qualcosa, anche perché manca una settimana. Di conseguenza questo video si conclude così. E molto bene, mi piace tantissimo la nuova leggenda, mi piace il suo design, molto bello, mi piace anche la sua storia. Ovviamente c'è da vedere, ragazzi, i cambiamenti che faranno nella prossima stagione, ciò che aggiungeranno. Per me questa, lo continuo a dire, lo ribadirò sempre, la stagione che abbiamo appena vissuto è stata la stagione, per me, per come l'ho vissuta io, la peggior stagione di Apex. Addirittura portarmi a disinstallare il gioco e non giocarci per settimane, cioè, per me è veramente... strano, è veramente molto strano, perché amo la follia questo gioco, ragazzi, e mamma mia, questa stagione è stata veramente un inferno, almeno per quanto mi riguarda. Poi voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Per come l'ho vissuta io e per tutto quanto, è stata veramente una stagione di merda, per me, per quanto mi riguarda. Ovviamente ognuno è libero di pensarla come vuole. Mi aspetto, spero in una gran bella stagione, anche perché leggendo già le patch notes della scorsa stagione l'avevo immaginato. Se mi seguite lo sapete, ve l'avevo anche detto che sarebbe stata una stagione di transizione questa 18ª stagione, però non mi sarei aspettato comunque una season così brutta, ecco. Con così tante problematiche, no.
spero in buone nuove, anche perché Apex adesso secondo me loro devono stare molto attenti con quello che pubblicano, perché è un periodo molto 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 duro tra l'uscita di altri giochi e lo stato attuale di Apex, del gioco. Devono stare molto attenti. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Da Israel è tutto, noi ci vediamo mercoledì con la reaction al trailer di lancio che uscirà oggi alle 17. Vi invito, se vi va, a seguirmi su Twitch in live, oppure seguitemi in descrizione e nel primo commento pinnato vi lascio il secondo canale YouTube. Nel secondo canale YouTube ricarichiamo le dirette, quindi il giorno dopo la stream viene ricaricata sul secondo canale. In questo modo potrete vedere la reaction anche prima, quindi invece di vedervela mercoledì, anche se mercoledì sarà tutta editata e tagliata bene, ve la potrete vedere direttamente martedì. Ragazzuoli, detto questo, fate i bravi, fate i buoni, noi ci vediamo ad un prossimo video.